Io mi chiamo Ali, sono senegalese. Io ho fatto qua in Italia 2 anni, ma non c'è ancora lavoro, perché qua per avere lavoro è difficile. Sì. Haji Yahya Ashraf, palestinese. Sto in Italia dall'84, però non sono stato sempre in Italia. Sono di professione odontotecnico e interprete. Con nome Macare Marinella, nascita a Romania, faccio Cabadanta. Io mi chiamo Nyang Sidi. Allora, sono in Italia da 4 anni e svolgo un'attività di assistente a un anziano. Mi chiamo Shuaib, vengo dal Marocco, vivo in Italia circa 21 anni e il mio lavoro è quello di mediatore linguistico-culturale. Zui, 5 anni che sto in Italia e studio, cioè la gioielliera vivante. Allora, mi chiamo Stefanos Asfaha, sono di nazionalità eritrea. Vivo a Bari dal 1987 e faccio il mediatore culturale, linguistico-culturale. Okay. Io mi chiamo Vishnu Ramasamy, vengo dall'isola di Maurizio, sono mauriziano, lavoro come pulizia in ufficio, sono anche mediatore culturale linguistico e abito in Italia da 24 anni. Io mi chiamo Venkaten Dorsami. Gli amici mi conoscono come Sungi. Io mi chiamo Michele, io sono nato qui a Bari e sono studente universitario. Mi chiamo Uliana, sono in Italia da almeno 13 anni e faccio l'avvocato e sono albanese. Bacila Robert, sono da Romania, paese di Suceava. Mi chiamo Sandra, sono in Italia da 11 anni, quasi 12, e vengo dalla Bosnia, però non lavoro, studio. John Mary Musei Bule. Sono arrivato a Roma provenendo da Luganda. Mi chiamano Antonio Curti, diciamo mi chiamo in Italia. In Italia sono venuto verso l'anno 1993. Sono venuto come clandestino, poi dopo un anno ho fatto il permesso di soggiorno e io faccio bracciante. Mi chiamo Leonard, sono degli Stati Uniti, San Francisco, California. Io sono un chiropratico, lavoro qui da adesso 7-8 anni. Mi chiamo Sou Ali, sto in Italia da 5 anni e sono venuto regolarmente con il viso, faccio il commercio. Come il viaggio sono molto clandestino con la motoscaf. Sono venuto 3 volte, la prima volta sono stato fino al canale Otranto, poi sono tornato indietro per la pulizia. La seconda volta sono arrivato fino alla fine del mare, di nuovo ci siamo presi dai carabinieri, siamo tornati indietro. La terza volta, la verità, sono arrivato alla fine, sempre con clandestini, e mi sono rimasto poi in Italia per un anno con clandestini, poi come ho trovato il lavoro, ho cercato il permesso, la richiesta per permesso di soggiorno. Me l'hanno fatta e quindi oggi sto in regola, sì, io, mia moglie e tutta la famiglia.
veramente era facile, perché quando ho finito la scuola di chiloterapia mi hanno assunto una compagnia italiana che aveva 23 cliniche tutte in Italia. Mi hanno assunto, mi hanno pagato per venire qui e sono arrivato a Milano, ho imparato un po' di italiano e poi mi hanno mandato a Bari. Sono arrivato regolarmente con l'aereo. Sono venuto qua per studiare, sono arrivato in un periodo in cui c'erano poco immigrati, quei immigrati che c'erano erano venuti o per motivi politici, discriminazione politica o per studiare, insomma. A dire la verità, io avevo un visto di turista, sono andato in Francia, in Germania, in Italia e poi gli amici mi hanno convinto di rimanere. È arrivato con la pullman, ha fatto 3 giorni. Con un visto per motivi di studio. Ho fatto domanda all'ambasciata che dopo ho finito il liceo sono stata ammessa, sono venuta in Italia, ho preso l'università di Bari. Prima ho fatto un esame di ammissione di lingua e poi da lì è iniziata poi tutta la mia, il mio percorso studentesco e poi prima come praticante avvocato e adesso come avvocato da un bel po' di anni e difendo tutti gli stranieri in Bari, sono il cosiddetto avvocato degli immigrati. Io sinceramente più del mio viaggio posso dire che sono nato qui, quindi non ho dovuto fare una traversata del Mediterraneo per passare dalle coste africane a quelle italiane. Sono arrivata in Italia dalla Bosnia nel 94 quando c'è stata la guerra, perché mio padre era militare, fu ferito e quindi siamo venuti qua per le cure. Regolarmente ho fatto la richiesta del viso, ho avuto il viso e poi con l'aereo sono venuto in Italia. Prima con il treno fino a Shanghai, poi con l'aereo fino a Milano, poi Milano con il treno fino a Bari. Andato in Francia per studiare e poi sono venuto qua in vacanza con gli amici miei. E poi ho visto che in Francia per studiare lì deve avere un po' di soldi, sennò allora ho detto sì, è così, vengo qua, se ho un po' di lavoro va bene. Adesso sto facendo qua 2 anni, ogni tanto vado in Francia per 3 mesi, torno qua, io vengo qua solo per l'estate, 3 mesi. Sono venuto con Pulma da paese mio a Roma e dopo ho preso Marosi per Bari. Che ne penso delle italiane? Io non penso delle italiane, è un po'... cioè nel senso che non mi piace liquidare certi discorsi in 2 secondi. Ci sono persone buone, ci sono persone pur brutte, diciamo noi le badanti non siamo trattate come noi trattiamo a voi persone di qua, noi non siamo trattate da così, siamo veramente trattate male. I baresi sei bravi, baresi mi piace, a Bari mi piace, no come se in altra parte. Arrivato qua in Puglia non mi sembrava di aver cambiato posto, mi sembrava la Palestina insomma. Ma ultimamente vedo troppe motori di aria condizionata. Penso che sia un popolo veramente caloroso, un popolo generoso. E l'unica cosa è che hanno un'ignoranza dell'Africa. Gli italiani sono molto, hanno molto calore, molto vivace e quello mi piace. Diciamo bravi loro sono, almeno, cioè non è che è molto razziste, almeno ci tratti come i cinesi. I baresi tranquilli, qua è tranquillo. Mi piace anche andare a Città Vecchia, dove è quella dock Bari. Allora questo mi piace vedere quando loro parlano, quando le attività che loro fanno, questo mi piace, è come un film. In Italia è un popolo come tutti gli altri, non faccio differenza di razza, ma faccio differenza di mentalità. Mi sento molto a casa qui. Per uno straniero a Romania sei molto rispetto, quando vieni, sei di Italia, vieni con... lingua lui, che vuoi, come ti piace, vieni a fare vedere questa, fare vedere questa, ti aiuta tutti. Non sento uno straniero, non sento che sono fuori dal gruppo. Sono magnifici i baresi, diciamo, sono aperti, bravi, capito?
Io dico così, a Bari, siccome la città che diciamo inizia da, come se scende dal mare, allora è un centro che sbarcano i clandestini, allora chi rimane rimane in Bari, chi poi c'è amici o trova altri lavori va anche sopra. Io quando parlo di Bari da immigrato, da figlio di immigrati, guardo la figura del, diciamo, del santo patrono di questa città ed è un santo forestiero, no? Come noi, e questo dà l'idea di forse di far sentire questa una città più o meno con tutte le, diciamo, tutti i suoi distinguo, però una città un po' più di tutti, ecco. Se io ti dico per esempio, tipo, se ne ci dobbiamo andare andiamo, se non ce ne dobbiamo andare non ce ne andiamo più. È un palestinese, eh? Ufra! Ma mi piace Shumani. Shumani. Ma Shumani non può fare again. Shumani, Roberto, Shumani. La prima volta ha detto che sei Shumani. Guarda lui. Buh. Shumani, dopo vuoi capire quando mi ha fatto così. Valio. Vatacoc. Ma c'è da avere. Wolio, ho sentito solo il nome Wolio così. Adesso posso dire veramente che Bari è diventata una città multietnica. Siamo terrone, insomma.